Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Oggi, nell'ambito della nostra unità sui poliedri, andremo a vedere uno degli oggetti solidi più comuni, più facili da riconoscere e sicuramente anche più facili da studiare, ovvero il cubo. Ed ecco qua, una rappresentazione di un cubo in tre dimensioni. Ovviamente il cubo è un poliedro e in particolare questa è la nostra definizione di cubo, no? Il cubo è un poliedro delimitato da sei facce quadrate, parallele e congruenti. Come potete già intuire, quindi, il cubo altro non è che un caso particolare di parallelepipedo rettangolo. Se vi ricordate, il parallelepipedo rettangolo, l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è un poliedro delimitato da sei rettangoli a due e due paralleli congruenti. Ecco, in questo caso il passaggio è da rettangoli a coppie uguali fra di loro, qui abbiamo tutti i quadrati, quindi un poliedro delimitato da sei quadrati paralleli congruenti fra di loro si chiama cubo. Il cubo sarà anche il primo esempio di una classe molto particolare di poliedri, ovvero i cosiddetti poliedri regolari, che sono più o meno l'equivalente della geometria solida dei poligoni regolari. Negli anni precedenti abbiamo visto, no, i poligoni regolari, quindi il triangolo equilatero, il quadrato, il pentagono regolare, l'esagono regolare e così via. La cosa interessante, ma purtroppo questo è un argomento che non potremo esplorare a fondo, mentre noi possiamo immaginare un numero infinito di poligoni regolari, basta semplicemente aggiungere un nuovo lato, abbiamo di nuovo un poligono con un numero superiore di lati e così discorrendo. Invece i poliedri regolari sono un numero finito, non esistono tantissimi, ne esistono solo pochi, e uno di questi è appunto il cubo, che viene chiamato anche esaedro regolare, dove esa sta per 6. Allora andiamo a fare un lavoro molto simile a quello che si era visto nel caso del parallelepipedo e che ripeteremo anche per gli altri poliedri. Andiamo a fare un piccolo conteggio del numero di facce, di spigoli e di vertici. Come già detto nella definizione, il cubo ha 6 facce. Se io mi metto a contare gli spigoli, ovvero quelli che noi normalmente avremmo chiamato lati, ma vi ricordo in un solido si chiamano spigoli, questi sono 12, e i vertici, cioè i punti d'incontro degli spigoli, sono 8, esattamente come per il parallelepipedo rettangolo. Quindi, ancora per ricordarci che il cubo è un caso particolare di parallelepipedo rettangolo. Molto importante per studiare il nostro cubo e in generale per studiare qualsiasi solido che vedremo quest'anno, è importante fare il cosiddetto sviluppo piano. Quindi di nuovo immaginiamo di avere un cubo, magari fatto di cartone, e di poterlo aprire come se fosse una scatola e stenderla sul nostro banco. Ci sono vari modi in cui posso disegnare lo sviluppo piano di un cubo. Un modo classico è questa specie di croce che vedete qui. Di nuovo si può riconoscere che questo sviluppo piano è proprio quello del cubo, perché intanto è fatto da sei facce quadrate, tutte uguali fra di loro. In questo caso ho fatto un passo in più, ho colorato diversamente le facce corrispondenti alle due basi, queste due che ho colorato in rosa, e le facce corrispondenti alla superficie laterale, che sono queste quattro che ho colorato in giallo. In realtà poi vedremo che nel caso del cubo non si parlerà molto di superficie laterale e superficie di base, proprio perché il cubo non cambia aspetto a seconda di su quale faccia lo appoggi, al contrario di un parallelepipedo che può cambiare il suo aspetto, anche se poi non va a cambiare il volume o l'area della superficie totale a seconda di quale faccia lo appoggi. E nel caso del cubo non c'è nessuna differenza. E infatti, se noi andiamo a vedere subito le prime formule, quindi le formule dell'area del cubo, vedete subito che non ho messo l'area laterale, l'area della superficie laterale, perché vedrete negli esercizi non si trova, e poi comunque nel caso del cubo tutto si riconduce all'area di una faccia, cioè all'area di un quadrato. Infatti vediamo subito che l'area, quella che ho chiamato area di base, ma è semplicemente l'area di una faccia, è
lato alla seconda, o meglio, sarebbe spigolo alla seconda, spigolo per spigolo. L'area totale, l'area della superficie totale, è data da 6 volte questa area di una faccia, perché appunto il cubo è fatto da 6 facce, tutte congruenti fra di loro. Quindi la formula dell'area della superficie totale, semplicemente area totale, è 6 volte lato alla seconda. Le formule sono molto semplici, e quindi è anche molto semplice derivare da queste due formule dirette le corrispondenti formule inverse, ovvero le formule per poter trovare la lunghezza dello spigolo conoscendo una delle aree. Se conosco l'area di base, la lunghezza dello spigolo sarà semplicemente radice quadrata dell'area di base. Se conosco invece l'area totale, dovrò fare due passaggi che qui ho condensato in un'unica formula, ovvero dovrò prendere l'area totale, dividerla per 6 per avere l'area di una faccia, e poi fare la radice quadrata del risultato. In questo caso ho scritto semplicemente L uguale radice quadrata di area totale diviso 6. Questo significa che devo prima fare la divisione e poi la radice quadrata. E vediamo subito degli esempi. Un esempio di applicazione della formula diretta e due esempi di applicazione delle formule inverse. Allora, supponiamo di avere quindi un cubo con lo spigolo lungo 12 cm, l'area di base sarà quindi 12 alla seconda, ovvero 144 cm alla seconda. Usando questo risultato, oppure usando direttamente la formula diretta che abbiamo visto nella lavagna precedente, posso calcolarmi il valore dell'area totale come 6 per 144, ovvero 864 centimetri quadrati. Non mi stancherò mai di ripetere, lascio a voi anche l'esercizio di verificare che i miei conti sono corretti. Cioè, a partire da questi dati, da questo dato in questo caso, questi siano i risultati corretti. Vediamo un esempio invece di formula inversa. Appunto, supponiamo che l'esercizio vi dia invece l'area della superficie totale, in questo caso 600 metri quadrati. Allora, possiamo procedere in due passaggi in questo caso. Prima mi calcolo l'area di una faccia, che ho chiamato area di base, area totale diviso 6, 600 diviso 6, ovvero 100 centimetri quadrati. A sua volta questo numero lo metto nella formula inversa per trovare la lunghezza dello spigolo, ovvero radice di 100 uguale a 10 metri. Ecco, notate come per esempio qui subito ho scoperto un errore, perché sono partito da metri quadrati e poi ho scritto i miei risultati in centimetri. Questo ovviamente è sbagliato. Mi raccomando di non ripetere lo stesso errore in un esercizio e tantomeno all'esame. Un altro esempio di applicazione formula inversa è se invece di darmi, che so, lo spigolo o le aree, per esempio in un esercizio mi potrebbero dare il perimetro di base, no? Il perimetro di uno dei quadrati che compongono il mio cubo. Allora, supponiamo di avere appunto il perimetro di base uguale a 36 mm. Allora, come dovrò procedere? Qual è la grandezza che posso ottenere a partire dal perimetro di base? Ovviamente la lunghezza del lato. Perimetro di base diviso 4, perché appunto il quadrato è fatto da 4 lati uguali, quindi la formula inversa è semplicemente perimetro diviso 4. 36 diviso 4 fa 9 mm, ecco, qui non ho sbagliato, ho mantenuto le stesse unità di misura. A questo punto questo numero lo metto nella formula diretta dell'area di base, 9 alla seconda uguale a 81 mm alla seconda, mi raccomando. Infine, per concludere, trovo l'area totale moltiplicando questo numero per 6, 6 per 81 che fa 486 mm quadrati. Come vedete, tutto molto semplice. Il cubo in effetti è uno dei solidi più semplici che ci capiterà di studiare nel corso di quest'anno. L'ultima grandezza con cui abbiamo a che fare quando si tratta di un poliedro è appunto il volume. E di nuovo, a parte il fatto che noi lo possiamo anche ricavare in maniera intuitiva qual è la forma del volume, ma tornando indietro al discorso che avevo fatto, ovvero che il cubo è un caso particolare di parallelepipedo, ricordiamoci qual è la formula del volume del parallelepipedo, che ho scritto qui per nostra convenienza. Volume parallelepipedo uguale a per b per c, che sarebbe dove a, b e c sono le tre dimensioni del parallelepipedo. Ora però, nel caso del cubo, le tre dimensioni a, b e c sono tutte uguali fra di loro, sono tutte uguali a l, quindi
invece di avere A per B per C avrò L per L per L, ovvero la formula diretta del volume del cubo sarà volume uguale L alla terza, ovvero L al cubo. E questo non è un caso, se la terza potenza si chiama cubo è proprio perché elevare un numero alla terza significa trovare il volume di un cubo che ha come lunghezza spigolo proprio quel numero. Se io faccio 3 alla terza, ovvero 3 al cubo, trovo il volume di un cubo di lato 3. Se faccio 15 alla terza, ovvero 15 al cubo, trovo il volume di un cubo di lato 15. Così come quando facevo alla seconda, ovvero al quadrato, trovavo l'area di un quadrato che aveva la lunghezza del lato pari a quel numero. Quindi facilmente possiamo ricavare anche la formula inversa, ovvero quella che se io nell'esercizio vi do il volume mi permette di ricavare il lato. La formula inversa sarà lato uguale radice cubica del volume. E per concludere la nostra lezione vediamo quindi applicazioni formula diretta, formula inversa e un problema un pochino più approfondito in cui abbiamo insieme le aree e il volume. Allora, supponiamo di avere un cubo con lo spigolo lungo 5 cm, il volume sarà 5 alla terza, ovvero 125 cm cubici. Se invece ho un cubo il cui volume è 64 decimetri cubici, come abbiamo visto prima, la formula inversa è radice cubica di 64, ovvero 4 decimetri. Di nuovo, controllare bene la concordanza tra le unità di misura, centimetri, centimetri cubici, decimetri cubici, decimetri. Ultimo problema, supponiamo di avere un esercizio in cui vi dà invece l'area di base e vi chiede di trovare il volume. Ora è chiaro che in questo caso dovremmo fare due passaggi. Un primo passaggio con la formula inversa, ovvero quella che mi permette di trovare il lato conoscendo l'area, radice quadrata di 49 uguale 7 mm, e a questo punto questo risultato lo metto dentro la formula diretta per trovare il volume. Volume uguale a 7 alla terza, 7 per 7, 49 per 7, 343 mm cubici. A lezione chiaramente vedremo anche dei problemi un pochino più avanzati e cominceremo anche a vedere problemi in cui invece di avere un unico cubo magari abbiamo due cubi che hanno qualcosa in comune o cominceremo anche a vedere cosa succede se cominciamo a unire insieme solidi diversi. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.